Buonasera, siamo alla sesta lezione di metafisica e aspettiamo qualche istante in modo tale che qualcuno arrivi. Intanto volevo ringraziare Anna Tamburini Torre ed Enrico Valentini che per Focus 3.0 hanno creato questa bellissima possibilità che è l'Università della Conoscenza. E quindi volevo sapere se si sente, se l'audio c'è, perché la lezione di questa sera è molto interessante, molto importante, e parleremo appunto del risveglio e dell'ipnosi. E soprattutto cercheremo di comprendere per quale motivo rientrano queste tematiche nel contesto della metafisica. Ecco, voglio sapere soltanto se l'audio si sente, quindi mandatemi un messaggio, qualcosa. Benissimo, quindi grazie, grazie Anna. Si sente perfettamente l'audio? Aspettiamo qualcun altro, si stanno aggiungendo le persone, quindi non lasciamo indietro nessuno, perché è molto importante. Quindi, come dicevo, questa sera parleremo di risveglio e di ipnosi. Che cos'è? Che cos'è questa ipnosi? E che cos'è questo risveglio di cui tanto si parla? C'è un'inflazione di parole in questo momento storico e si parla continuamente di risveglio, ma di risveglio da che cosa? Da che cosa ci dobbiamo risvegliare noi? Aspettiamo qualcun altro. Intanto si stanno aggiungendo le persone, questo è fondamentale perché come ben sapete chi mi conosce sa che queste lezioni in realtà non sono lezioni ma è un'interazione, è un dialogo che facciamo con tutti coloro che vogliono partecipare perché è importantissimo. Scambiare lo scambio, la condivisione, questo è fondamentale. Quindi se non c'è condivisione non ci può essere neanche interazione, non ci può essere un dialogo e non ci può essere la comunicazione, specialmente in questi ultimi tempi dove la comunicazione è soltanto a senso unico. Buonasera a tutti, buonasera Enrico. Grazie di essere sempre presente. Quindi iniziamo, possiamo anche cominciare e poi qualcuno altro si aggiunge man mano che andiamo avanti in questo nostro incontro. Allora, che cosa si intende per ipnosi? L'ipnosi è sicuramente la scienza olistica, perché è una scienza olistica, è una branca della psicologia. Ma in realtà è un po' relegata in un contesto, diciamo, più suggestivo, usiamo questa parola, ecco. Quindi l'ipnosi è sicuramente una scienza olistica sulla quale c'è più disinformazione, perché non si capisce bene di che cosa si tratta. Questo è in gran parte dovuto alla sua stessa definizione, perché ipnosi è una parola che evoca il sonno, infatti in greco antico ipnos significa proprio sonno. Quindi questa definizione è una definizione errata e proviene dai primi ricercatori che ne studiarono i fenomeni e associarono gli stati alterati di coscienza al sonno.
In realtà l'ipnosi è esattamente l'inverso, è l'inverso del sonno e ciò che si ottiene con l'ipnosi è in realtà un processo di deipnosi, ovvero di liberazione dal sonno. Però in questo caso noi parliamo di ipnosi come tecnica di risveglio. Ma il risveglio di cui tratteremo questa sera non è un risveglio che si ottiene attraverso una tecnica ipnotica, ma si ottiene attraverso un viaggio, un percorso, un cammino che modifica man mano la nostra essenza, la nostra anima. Quindi, perché questo? In realtà noi siamo già ipnotizzati, noi viviamo già sprofondati nel sonno per gran parte della nostra giornata e quando siamo concentrati nello svolgere un compito, quando per esempio siamo assorti in qualcosa, quando leggiamo un libro o guardiamo un film che ci coinvolge o siamo appunto presi da pensieri di preoccupazione, noi in realtà siamo in ipnosi, soprattutto quando siamo immersi in un profondo sonno e in genere quando siamo sopraffatti da emozioni negative, quelle che non riusciamo a controllare, a quelle paure, a quelle compulsioni, a quei blocchi emotivi, a quelle convinzioni che in realtà limitano anche il nostro agire. In pratica noi siamo imprigionati per la maggior parte della nostra giornata da situazioni che si ripetono ciclicamente e che potremmo definire schemi mentali, ecco appunto, dai quali non riusciamo ad uscire. Ecco, questo è in realtà un sonno, un'ipnosi dalla quale noi ci facciamo prendere continuamente durante l'arco di una giornata. Quando noi non siamo presenti a noi stessi, noi siamo in ipnosi. Quindi, come possiamo liberarci da questo sonno? Come dicevo prima, appunto, ci sono delle tecniche di ipnosi, però in questo caso liberarsi dal sonno significa poter entrare e uscire a piacimento da uno stato mentale oppure uno stato emotivo e quindi avere più scelte di comportamento all'interno di un contesto. In questo caso significa espandere la nostra consapevolezza, abbandonando il peso, diciamo, dei condizionamenti che molto spesso sono indotti dalla paura dell'incognita. Perché il limite si prospetta nel momento in cui noi intravediamo oppure siamo presi da un'ansia e da una paura che non ci fa superare questo limite. Ecco. In tal caso possiamo tranquillamente affermare che il sonno è il vero potere dell'universo fisico e la materia infatti non è altro che energia addormentata. Come dire che la nostra mente sogna 24 ore su 24, sia quando il nostro cervello è sveglio che quando dorme. E quindi la differenza è che durante la veglia il sogno viene proiettato su un substrato solido che ci fa apparire le cose in modo coerente, mentre quando ci addormentiamo quel substrato scompare, per cui il sogno ci appare come sconclusionato, ecco. In un certo senso. Ma ci si può risvegliare da questo sonno? E qual è la differenza tra una tecnica, diciamo, di deipnosi e un risveglio spirituale? Perché il risveglio spirituale, diciamo, fa parte di un inizio di comprensione, di consapevolezza, di espansione.
Quindi come possiamo definire questo risveglio? Attraversare un risveglio spirituale è una delle esperienze più straordinarie, ma anche delle più confuse e solitarie, alienanti, ma anche estremamente belle. È una delle esperienze più belle della nostra vita. In fondo noi veniamo su questa terra proprio per risvegliarci. Nasciamo svegli, ci addormentiamo e poi dobbiamo trovare la strada per poterci risvegliare. Quindi, nel momento in cui iniziamo a risvegliarci, affrontiamo anche le nostre paure, perché il potere interiore si acquista affrontando le proprie paure. E questa è la cosa più importante. In parole povere, i risvegli spirituali segnano anche il primo passo dell'iniziazione sul sentiero della consapevolezza. Ecco, utilizziamo questi termini. E senza sperimentare un risveglio spirituale, in realtà noi vaghiamo per tutta la vita inseguendo desideri di fama, di denaro, potere. E nel tentativo di trovare la felicità, ma noi sappiamo perfettamente che è soltanto un tentativo ed è per questo che in qualche modo dobbiamo svegliarci, svegliarci a noi stessi. La cosa inquietante, ma altrettanto fantastica dei risvegli spirituali, è che si verificano in momenti inaspettati. Non c'è un modo per pianificarli, perché ci arrivano nella vita e ci scuotono come un tornado, ecco. Ma il loro dono, perché è un dono nascosto poi, è sepolto proprio nel profondo di noi stessi. E quindi questi risvegli spirituali sono proprio un grido dell'anima che ci chiede di essere liberata in qualche modo. E se noi siamo all'ascolto, se riusciamo ad ascoltare questa chiamata dell'anima, riusciamo anche a trasformare la vita in qualcosa di significativo. Rifiutando però questa chiamata, la vita continuerà anche a essere senza senso. Quindi noi siamo dei cercatori di senso. Cerchiamo di dare un senso a quello che è il tempo che ci è concesso su questo pianeta, su questa terra. E per sperimentare un risveglio spirituale, dobbiamo attraversare delle fasi di cui parleremo tra poco. Anche perché il risveglio spirituale ci aiuta, a vedere le menzogne, le illusioni di questo mondo. E quindi nel profondo della nostra anima ci rendiamo conto che nulla di esterno ha mai portato e potrà mai portarci verso una felicità o un appagamento, che tutto può essere effimero. Quindi le sensazioni che noi possiamo provare, nel potere terreno sono delle sensazioni simultanee. Mentre invece durante una fase di risveglio e di un percorso significativo, avviene una profonda realizzazione, appagante, e qualcosa che ci può far sentire di nuovo completi. Questo però accade ovviamente per coloro che cercano delle risposte e che hanno bisogno di una direzione, che hanno bisogno di iniziare un viaggio e quindi di conseguenza di svegliarsi alla vita, ecco, di risvegliarsi alla vita. In tal caso si inizia a mettere in discussione proprio tutta la vita. Tutto quello che ci è appartenuto fino a quel momento,
Quindi le nostre vecchie convinzioni, quelle abitudini, quei condizionamenti sociali, e quindi sentiamo che nella vita c'è molto di più di quello che abbiamo conosciuto fino a quel momento. Ed è questa la prima fase essenziale di un risveglio. Quindi che cosa succede? Che iniziamo a porci domande. Perché siamo qui su questo pianeta? Qual è lo scopo della nostra vita? E che cosa succede dopo la morte? Domande che molto spesso richiedono delle risposte a lungo termine, perché non ci sono a breve termine. Oppure ci domandiamo perché c'è tanta sofferenza nel mondo. Queste sono domande che anche, per esempio, il Buddha storico, Siddhartha Gautama, si pose nel momento in cui lui uscì fuori da questo recinto, da questo regno, e si liberò da una catena che gli fece però vedere la verità così com'è. Quindi lo portò a vedere la sofferenza, la morte, la malattia e tutto quello che lui fino a quel momento non aveva conosciuto. Ecco, noi siamo proprio così. Quando usciamo da questo recinto, da questa prigione che ci ingabbia la mente, noi cominciamo veramente anche a soffrire e a vedere quante menzogne ci sono nel mondo e quanta menzogna è sempre stata, ci è sempre stata proposta, ecco, e alla quale noi abbiamo creduto. Quindi questo risveglio spirituale suscita dentro di noi le domande più profonde, quelle più significative, quelle che abbiamo rimandato o che abbiamo avuto troppa paura di toccare, ecco, proprio per questo motivo, perché abbiamo avuto paura di andare oltre quello che poteva essere l'illusione di quel momento. Quindi che cosa succede? Che il risveglio spirituale ci fa uscire fuori da questo sonno e ci fa sanguinare il cuore, perché ci fa cercare uno stato più elevato dell'essere. È una ricerca, è la ricerca del divino. È un desiderio comune, di comunione anche con gli altri. È proprio una ricerca del divino. Io tempo fa fondai una rubrica alla ricerca del divino e era un'interazione con tante persone, con persone di cultura e con persone, con filosofi, intellettuali, letterati, con gente comune anche. E la sintesi, diciamo, di questa rubrica era in realtà che tutti noi cerchiamo qualcosa che ci possa condurre in alto e nello stesso tempo profondo, profondo dentro noi stessi, una ricerca fuori che ci fa trovare qualcosa di grande dentro. È un'esperienza, è un'esperienza ed è un processo che inizia quando effettivamente noi cominciamo a metterci in discussione e cominciamo a mettere in discussione il mondo esterno e quando iniziamo a sentire che c'è molto di più nella vita di quanto abbiamo vissuto fino a quell'istante. È chiaro che non è indolore perché durante questo processo di risveglio ci sono dei sintomi anche nel nostro corpo, non soltanto nella nostra psiche. E quindi possiamo passare dall'ansia, perché ci può far venire ansia, in quanto noi stiamo cominciando a scoprire noi stessi e quello che ci circonda veramente. Quindi possiamo passare dall'ansia all'angoscia e possiamo attraversare la gioia improvvisa. Cioè queste sono anche esperienze molto personali che durano, almeno secondo me, secondo la mia esperienza, un po' tutta la vita. Sono degli scalini,
sono degli step che noi dobbiamo attraversare in qualche modo, no? E quindi attraversiamo questo buio, perché poi dobbiamo fare i conti con noi stessi, perché se siamo stati nel sonno fino a quel momento, nel risveglio c'è anche la sofferenza, quell'attraversamento del buio dell'anima, e quindi si prova dolore. È come quando si scopre una verità terribile che ci fa provare un dolore, un grande dolore, ecco. Però quello che dobbiamo comprendere è anche perché si verifica anche il risveglio spirituale. Io penso che i risvegli spirituali avvengano come un qualcosa di naturale, di profondo, che fa parte proprio dell'anima che si evolve, che si espande, di un'anima che matura. Questo è il mio pensiero, però suppongo che anche per chiunque altro possa essere la stessa cosa, ecco. E proprio come ogni cosa nella vita che cresce, e così cresce anche la nostra connessione con la nostra anima, no? Quindi più ci connettiamo alla nostra anima e più sperimentiamo la trasformazione e più assaporiamo questa gioia altalenante, naturalmente, alternata anche alla sofferenza, e nello stesso tempo però assaporiamo anche la pace e anche l'appagamento e anche un senso di libertà e di amore vero. Quindi sono esperienze che comunque noi dobbiamo affrontare, dobbiamo fare, perché è proprio la nostra anima che ci spinge assolutamente a questo risveglio. Pertanto è un processo di risveglio che può sembrare inizialmente doloroso e disturbante, ma che poi alla fine ci aiuta a vivere una vita più significativa. Ed è proprio la sensazione che la nostra vita non abbia più senso, che è il prodotto poi di tutte le precedenti convinzioni e paradigmi, che ci spinge invece ad espanderci. Quindi è un'esperienza profonda, bellissima da fare. Poi inizieremo anche a interagire, inizierò a interagire con voi perché vedo che ci sono delle domande alle quali io, se posso, naturalmente vi rispondo, ma possiamo scambiarci anche le informazioni, perché questa è la cosa più importante, no? E dobbiamo anche capire che cos'è che innesca il processo di risveglio spirituale, perché voglio dire, potrebbe essere curiosità di sapere, e quindi a questa curiosità di sapere dobbiamo dare delle risposte. E una delle risposte potrebbe essere che sono innumerevoli le circostanze che possono innescare questo processo. Non c'è un motivo preciso in qualche modo. Potrebbe esserci un trauma, un momento doloroso che ci scuote, diciamo, da questo torpore. Ma i risvegli spirituali possono avvenire in qualsiasi momento o periodo della vita, possono essere spontanei, ma possono essere anche innescati da importanti cambiamenti della vita, come malattie, tragedie, traumi, oppure, che posso dire, divorzi o guerre, ecco, appunto. Oppure potrebbe esserci proprio una vera e propria crisi esistenziale che ci conduce verso una voglia, volontà di sapere molto di più di noi e di quello che ci circonda. Quindi, in generale, il processo di risveglio spirituale avviene, ma di risveglio spirituale, perché spirituale noi siamo spirito e materia, ma siamo unificati. Quindi risveglio spirituale, perché è l'anima che si risveglia, che ti chiama, che ti dice: oh, è ora che ti svegli, è ora che inizi a vivere una vita vera. È questo quello, è un grido.
È un grido proprio della nostra anima. Non possiamo attraversare il viaggio della nostra vita terrena senza aver capito nulla, altrimenti abbiamo vissuto una vita senza senso, una vita vana, no? Quindi, cosa aggiungere a questo? Questo processo di risveglio avviene in concomitanza con un'esperienza che potrebbe essere definita come la notte oscura dell'anima. Ecco, una notte oscura che precede questo risveglio. E quindi, soprattutto per chi è sensibile anche alla sofferenza degli altri, oppure quando non si sa dare una risposta a quello che ci accade intorno, è in quel momento che noi cominciamo a cercare dentro cosa possiamo fare noi se ci sentiamo impotenti di fronte agli avvenimenti esterni. Allora iniziamo a chiederci cosa posso fare io in questa situazione, cosa posso dare soprattutto. È questo il risveglio, cosa posso dare, non più cosa posso fare. È un periodo della vita, è un periodo della vita fatto di fasi, in cui ci sentiamo completamente coinvolti. Ma questa notte oscura dell'anima è qualcosa che ci fa sentire completamente tagliati fuori da Dio oppure dal divino. È come se noi fossimo disconnessi dal divino ed è per questo che abbiamo il desiderio di riconnetterci, con questa nostra parte risvegliata. Poi vediamo anche qualche domanda. Tornando a questa notte oscura dell'anima, è importante preparare proprio le nostre menti, i nostri cuori ad un aggiornamento cosciente, ecco. La notte oscura dell'anima è un blackout che ci conduce all'interno della nostra oscurità. E all'interno di questa nostra oscurità appare una luce. Quindi questo uomo vecchio di cui parla Gesù anche, di cui noi dobbiamo spogliarci, deve essere come un vestito che ci togliamo per far posto a qualcosa di nuovo. E questo significa anche che il vecchio e tutte le nostre limitazioni, le credenze obsolete, le identità, le abitudini, devono andare via per fare spazio a un nuovo modo di essere. Ecco, questa è vita, è un ciclo di nascita e morte, e quindi è un'esperienza che può essere piacevole o spiacevole e che ci conduce verso una realtà che può essere illusoria, ma che ci conduce poi a una vera realtà, quella che è l'esperienza che ci fa vedere le cose con chiarezza e ci fa scendere da questo palcoscenico, perché la vita è anche un palcoscenico, è un modo di interpretare una parte.
Ecco, nel momento in cui noi ci risvegliamo, noi non interpretiamo più una parte, perché noi diventiamo noi stessi e questo grande viaggio ci riconduce al punto di partenza, ci riconduce proprio alla fonte. Allora, vediamo un po' se c'è qualche domanda che volete porre. Io sono qui. Sono tante cose da dire. Buonasera a tutti, vedo che siete abbastanza e mi fa molto piacere, vi saluto con il cuore, siete sempre così fedeli. Allora, vediamo qui se c'è qualcosa e qualche persona alla quale posso rispondere. E Maria Giovanna dice: le illusioni e le menzogne di questo mondo ci sono, appunto, peccato che non le capiamo. Ma infatti le capiremo, se non le capiamo adesso. Le capiremo, sicuramente. Mentre Stefano dice: ci sono dentro in pieno, in tutto e per tutto. Per come mi sento, sembra che stia parlando di me, ma penso che tantissimi si stiano rispecchiando. Buonasera, cara signora. Buonasera, Stefano. Sì, infatti. Ma infatti noi, voglio dire, è vero che ci sentiamo e siamo irripetibili, però nello stesso tempo siamo anche uguali, siamo uguali, siamo tutti nella stessa barca, ecco, siamo tutti nella stessa barca. Io vorrei parlare anche dei sintomi di questa notte oscura, no? Che ci attraversano. Io ne parlo perché io stessa ho attraversato queste fasi e quindi non si può parlare di qualcosa che non si conosce, perché per trasmettere un messaggio bisogna anche viverlo, bisogna sapere di che cosa si parla, ma nello stesso tempo bisogna averlo vissuto. Ecco, quindi ci sono dei sintomi di questa notte oscura che ci conduce poi a questo grande risveglio. Che in realtà è come se noi ci sentissimo in una bolla e di falsità e avremmo voglia di scappare. Ecco, quando cominciamo a sentire ad avere questa sensazione così forte di essere immersi in qualcosa che non ci appartiene, ecco, e abbiamo invece voglia noi di significato e di uno scopo, e quindi iniziamo proprio a porci delle domande, ci rendiamo conto che quello che ci è stato insegnato è tutta una falsità e ci sentiamo completamente persi e quindi vediamo, cominciamo a intravedere attraverso le illusioni, queste illusioni della società e ci accorgiamo di quanto è anche infelice la maggior parte della gente. Quindi questo ci fa comprendere che abbiamo bisogno di purificare la nostra vita e di sperimentare una empatia e una compassione nei confronti degli altri. E quindi desideriamo anche stare con gli altri, però nello stesso tempo abbiamo bisogno di stare da soli. Abbiamo bisogno di stare da soli e tutte le conversazioni che ruotano intorno alla nostra vita in realtà ci sembrano così stupide e superficiali e quindi abbiamo voglia magari di scappare da conversazioni che non ci interessano più, ma non ci interessavano neanche prima, ma adesso a maggior ragione sentiamo proprio un distacco da quelle che possono essere tante chiacchiere vuote, un parlare vuoto, abbiamo sete di autenticità, abbiamo sete di verità,
e quindi diventiamo consapevoli che tutto quello che fino a quel momento ha attraversato la nostra vita non era positivo per noi, non andava bene. E iniziamo proprio a provare un'ansia, una voglia di scappare da tutto quello che non ci piace più. Non facciamo più buon viso a cattivo gioco. Ecco, diciamo che non utilizziamo più quella politicamente corretto, ecco, diciamo così, perché non ci interessa più, non ci interessa proprio più anche il parere degli altri. Perché diventiamo autonomi mentalmente. Questo fa parte anche di un nostro grande risveglio. E quindi vogliamo rendere anche, nello stesso tempo, questo mondo che ci appartiene migliore e ci cominciamo a chiedere come posso migliorare io questo mondo. Cominciamo a sentire che abbiamo un potere diverso dentro di noi, che possiamo fare qualcosa, che non siamo un numero e basta, ma che valiamo veramente, perché noi siamo una parte di Dio, del Creatore. Noi siamo le creature del Creatore e quindi possiamo creare perché gli assomigliamo, perché siamo i suoi figli. E quindi, in virtù di questo, noi andiamo avanti, cominciamo anche ad avere un'intuizione che è più intensa e c'è anche più sincronicità nella nostra vita. Cominciamo a sperimentare proprio con curiosità all'interno di questa notte oscura che man mano diventa sempre più luminosa e la meraviglia, sperimentiamo la meraviglia, la curiosità e iniziamo anche ad amare. E in modo diverso, in modo incondizionato, cominciamo a sentire veramente questa unicità tra di noi e l'altro. Abbiamo voglia di significato, di uno scopo, ecco. Quindi cominciamo a chiederci anche come posso migliorare la mia vita e nello stesso tempo quella degli altri. Quindi iniziamo a trovare proprio il significato vero e cominciamo anche ad avere un'idea di quella che può essere la nostra missione di vita, il nostro scopo e lo vogliamo trovare disperatamente, perché se non lo troviamo è come se mancasse qualcosa. E venisse a mancare qualcosa nella nostra vita, perché in realtà viene a mancare una parte della nostra anima. E quindi da tutte le domande che in realtà noi ci poniamo, vogliamo trovare delle risposte. E queste risposte, arriveranno piano piano attraverso varie strade. E nel momento anche in cui magari non ce l'aspettiamo, no? E anche nel momento in cui, per esempio, quando ci sono quelle sensazioni, quando ti senti perso, quando ti puoi sentire solo, e quindi in questa solitudine può arrivare proprio quella risposta che tu cercavi e che hai cercato con tutto te stesso e hai avuto, difficoltà a trovare, e in quel momento proprio di solitudine con te stesso, la risposta la trovi proprio in quel momento. E inizi anche a vedere attraverso le illusioni della società e cominci a vedere questo materialismo e cominci a sentire che il successo, il profitto non hanno più quel significato che potevano avere in passato, quello che ti hanno inculcato, quello che hanno pensato che tu dovessi indossare come vestito e ti rendi conto che invece era qualcosa che non ti appartiene, perché fa parte di un ingranaggio di quella macchina che è definita società. Ecco, è un ingranaggio in cui tu non vuoi più stare e noi,
nel nostro risveglio diventiamo quei granelli di sabbia che mettono in tilt un ingranaggio e quindi un motore, e questi nostri granelli di sabbia che siamo noi, con questo nostro risveglio, blocchiamo un motore che dura da millenni, e di questa ipnosi indotta, volutamente indotta su noi, su di noi, e ci risvegliamo finalmente da questa infelicità e iniziamo invece ad esplorare il mondo in un modo diverso, a vedere con occhi nuovi tutto quello che ci circonda. Cominciamo ad essere più attivi e a leggere di più la condizione umana e quello che può verificare il tuo cambiamento nella società, perché inizi a purificare la tua vita, si inizia a purificare la propria vita, e quindi nel momento in cui si inizia a purificare la vita, inizia anche una fiducia nuova, una speranza nuova, ma che conduce alla fiducia. E quindi iniziamo a snellire, a semplificare la nostra vita. E questo può anche naturalmente comportare tagliare dei rapporti con persone tossiche, per esempio, e iniziamo a rivalutare le nostre abitudini e a scartare tutto quello che non ci piace più. Perché attraverso questo processo di risveglio inizia anche un processo di purificazione. E quindi abbiamo bisogno di cose nuove, abbiamo bisogno di cambiamento. E questo cambiamento parte proprio da questo risveglio. E cominciamo a sperimentare una profonda empatia, un'empatia diversa. E anche una compassione diversa, ecco. E iniziando a prestare attenzione a noi stessi, ma anche agli altri. Quindi gli altri e noi stessi diventano la stessa cosa, ecco. A questo punto mi vorrei fermare perché vorrei chiedervi se c'è qualche domanda che volete pormi. Io sono qui. E allora, Maria Giovanna dice: perché accettiamo di vivere nella menzogna? Perché non vogliamo vedere la verità? Per una questione di comodo. Allora, noi non vogliamo vedere la verità perché ci fa comodo stare nel sonno. Perché è troppo doloroso, perché non siamo pronti. Ci possono essere varie motivazioni per cui noi non vogliamo vedere la verità e quindi rimaniamo nella menzogna. Però questo non può durare a lungo, naturalmente, perché nel momento in cui tu vivi nella falsità e non vuoi vedere una realtà che è lampante, ecco, a quel punto chi è causa del suo mal pianga se stesso, no? Quello che invece noi dobbiamo fare è proprio abbattere la paura, perché è anche la paura che in qualche modo non ci fa affrontare la realtà, perché abbiamo paura di quello che può succedere dopo, perché è un po' come le pecore che stanno in un recinto e nel momento che questo recinto viene aperto, in realtà rimangono all'interno del recinto, perché non riescono a prendere il coraggio di uscirne da quel recinto, perché devi affrontare una fase nuova, una fase sconosciuta. Quella che tu non vorresti affrontare, ed è per questo che poi si rimane
in uno stagno, in un'acqua stagnante, no? Infatti, come dice Laura, è la paura, e infatti è proprio, sono le paure. Ma nel momento in cui noi iniziamo a sentire questo potere interiore dentro di noi, riusciamo anche ad abbatterle le paure, perché man mano che cresce il potere interiore, la paura diminuisce e ci rendiamo conto che questa paura in realtà nascondeva niente. Era soltanto un bluff, era soltanto un modo utilizzato dal male per non farci progredire. Questo è, perché il male è sempre in agguato, questo non ce lo dobbiamo dimenticare. E man mano che il bene avanza, il male indietreggia, però. E quindi noi affrontiamo le paure che a volte, voglio dire, si possono anche ripresentare sotto forma di ombre, nel senso che noi possiamo anche aver superato degli ostacoli grandi, ma poi successivamente possono ripresentarsi delle ombre che, in realtà sono appunto ombre e quindi non ha neanche, senso prestarci attenzione. Ecco, appunto, cara Laura dice, io ne soffro, certo, ma tutti ne soffrono, però siamo qui tutti nella stessa barca per superarle queste paure. E proprio è in questo contesto anche che la metafisica agisce, ossia credere nel bene oltre qualsiasi male. Quindi la paura che cos'è? La paura è un'assenza di fiducia. Quindi nel momento in cui subentra la paura, diminuisce la fiducia. Ma noi sappiamo che il bene è molto più forte del male, no? Noi sappiamo che la forza che viene da Dio, che viene da questo essere supremo, universale, creatore di tutti gli universi, è molto più forte. C'è qualche altra domanda? Io sono qui. Altrimenti continuo ad aggiungere qualche altra cosa. Allora, come stavo appunto dicendo prima, no? Nel momento in cui c'è questo risveglio, noi iniziamo a liberarci dalla tossicità, ecco, da quella tossicità che fa parte del mondo. Per esempio, ecco, posso fare un esempio che potrebbe essere quando parliamo con persone, con le quali proviamo un senso di separazione, ma perché, non ci sentiamo più a nostro agio, perché, nelle conversazioni, iniziamo a sentirci irrequieti, irritati, non sopportiamo più, diciamo, le parole vuote. Ecco, sto ritornando a un discorso precedente proprio perché è collegato anche a quella paura, a quelle paure in qualche modo che ci tirano indietro, perché le parole vuote, le chiacchiere vuote, il vivere vano fa parte e comporta anche delle paure, comporta le paure. Queste paure sono paure antiche, ancestrali, che dobbiamo lasciare indietro, così come lasciamo indietro la tossicità. Allora, a meno che non abbiamo una tigre nel letto, di che cosa dobbiamo avere paura? Questo io dico, no? Allora, se una paura è reale, in quel caso
dobbiamo veramente spaventarci, no? Tutte le altre paure sono frutto di una mente, di pensieri che non sono connessi con questa fonte suprema, però. Quindi, le paure devono essere anche paure reali, perché non possono essere paure inventate. Noi non ci possiamo inventare le paure, perché altrimenti, voglio dire, viviamo una vita in un contesto nefasto. Come si fa? Le paure devono essere reali, altrimenti sono dei fantasmi. E che non ci appartengono. Invece quello che noi dobbiamo pensare è che nel momento in cui cominciamo a risvegliarci, vogliamo anche in qualche modo lasciare un'impronta nostra che possa aiutare gli altri, e quindi vogliamo lasciare al mondo qualcosa che lo possa rendere migliore. E quindi a questo dobbiamo, questo invece ci deve coinvolgere. Come possiamo migliorarci e migliorare e aiutare anche attivamente gli altri e trovare anche uno scopo. Nel momento in cui noi abbiamo uno scopo, ovvero un senso, un significato grande nella nostra vita, queste paure vengono meno. Perché voglio dire, insomma, non è che possiamo tutta la vita combattere con le nostre ombre. Ed è questo il risveglio in realtà, quando ci rendiamo conto che sono soltanto frutto della nostra mente. Le paure sono un frutto della nostra mente, a meno che non ci sia una paura tangibile, reale, vera, che si può toccare. A quel punto, voglio dire, è un frutto marcio della nostra mente. Perché la nostra vita è magica, è sorprendente, è bella, ed è questo che dobbiamo pensare, è a questo che dobbiamo arrivare. Quando le barriere dell'ego crollano, e crollano perché in seguito ad un risveglio crollano le barriere, e si inizia anche un modo nuovo di comportarsi. Quindi le paure sono anche collegate alla personalità, all'ego, e non possiamo noi dare più spazio all'ego. Noi dobbiamo espanderci. Questo è lo scopo della nostra vita. Questo deve essere un incontro con noi stessi. È questa la cosa eccezionale, l'incontro con noi stessi. Quindi, ci sono altre domande? Perché ci stiamo avvicinando quasi alla conclusione di questo nostro incontro, che spero vi piaccia. Ecco, allora, dunque, Sara invece dice: se solo noi pensassimo che non ci si fa avanti neanche sulle cose più importanti come un lavoro, perché se tu sei leone, ma non capisco, Sara. Allora, Sara, che cosa mi vuoi dire? Perché non. Se tu sei leone, ma vicino alle pecore, hai comunque non paura, ma timore perché sai che la società non ci aiuta. Dentro puoi avere tanta fede e fiducia, ma non è facile come far capire alle pecore ad affrontare. Allora, sì, certo, cioè, se sono riuscita a comprendere quello che tu vuoi dire, in qualche modo dici che tu non riesci a convincere, diciamo, le persone che ti circondano per imboccare. Scusa, ma
Comunque non ho paura, ma timore perché sai che la società non ti aiuta dentro. Puoi avere tanta fede e fiducia, ma non è facile. Certo, non è facile affrontare le proprie paure. È chiaro, non è semplice, ma nessuno sta dicendo che il risveglio è una cosa semplice. Anzi, voglio dire, è un impegno grande, è un impegno però che ci prendiamo con noi stessi, perché se noi non ci impegniamo con noi stessi, faremo una vita che non ci darà dei frutti. Ecco, un albero che non dà frutti è un albero che va tagliato. Ecco, ma finché questo albero, c'è la speranza che questo albero possa dare dei frutti, allora a quel punto pazientemente si aspetta e prima o poi i frutti arrivano. Allora Stefano invece dice, se non ci fosse il male, le situazioni di crisi, io credo che non ci sarebbe un valido pretesto per evolvere spiritualmente. Quindi, se riuscissimo a capire che tutto viene per un motivo, troveremmo quell'input per imboccare la strada del risveglio. La maggior parte delle persone vorrebbero tornare alla normalità di prima, rimanendo sempre immersi nel torpore. Lei, signora Mara, cosa ne pensa? Io la penso proprio come lei, caro Stefano. È proprio vero, certo, esiste il male, le situazioni di crisi, perché c'è in questa nostra vita terrena la dualità. Però è chiaro che dobbiamo utilizzare queste situazioni proprio come legna che fa il fuoco, che fa ardere il fuoco. Ecco, è questo appunto. Tant'è vero che quando si dice che si separa il grano dalla pula, no? Ecco, però poi dopo con la pula nel Vangelo c'è scritto che viene fatto un fuoco, significa che nulla è tutto. Nello stesso tempo serve, quindi certo, quelli che vogliono rimanere, ritornare alla vita di prima, purtroppo, ahimè, faranno una vita senza aver trovato il senso della vita. Scusate il gioco di parole, ma è così. Cioè, hanno percorso una vita per cercare un senso che in realtà non ce l'ha, che un senso non ce l'ha, proprio come diceva Vasco Rossi, ecco. Ma io a questo punto credo che molta, molta gente abbia compreso e che probabilmente la vita di prima non se la ricordano più, non c'è memoria della vita di prima. Perché tutto è venuto meno, si è cancellato. Quindi, e Maria Giovanna appunto dice, ho vissuto 20 anni con la menzogna. Certo, Maria Giovanna, hai vissuto con la menzogna, però tu nel profondo di te stessa sapevi perfettamente che vivevi con la menzogna, ma non avevi il coraggio di uscire fuori da quel pantano, e questo è il punto. Quindi, nel momento però in cui si ha il coraggio di uscirne, allora sì che inizi veramente a vivere, e a vivere a discapito di tutto e tutti. E non vorresti mai più rientrare in un contesto del genere. Perché sai perfettamente che quella menzogna è qualcosa di inquinante, che inquina la tua anima. Però ecco, un po' come quando uno inizia a eliminare alcuni cibi che ti intossicano, no? Inizi questo processo di purificazione del corpo. E cominci a mangiare delle cose che fanno bene al tuo corpo, a nutrirti nel modo giusto. E la stessa cosa è con l'anima. Quindi
Quindi inizi a togliere tutte quelle cose tossiche che in tanti anni ti hanno tenuta legata a un'illusione, in una illusione che non ti appartiene più, che non ti appartiene più. Allora, io a questo punto vi devo salutare, perché abbiamo passato questa nostra ora insieme e spero che questa lezione sia stata esaustiva per voi. Io continuo sempre ad armeggiare con il computer perché comunque questo è un mezzo comunque molto importante che ci dà la possibilità di incontrarci. Quindi benvenga, benvenga qualsiasi mezzo e qualsiasi situazione che possa creare un momento d'incontro, ecco. E a questo punto ci salutiamo e vi do appuntamento per maggio, vi farò sapere in quale giorno. Continueremo anche con questo argomento perché mi sembra che sia stato gradito anche da molte persone e suppongo che possa essere utile riparlarne ancora perché sia l'ipnosi che il risveglio spirituale hanno degli step e noi dobbiamo parlare di questi step. Abbiamo bisogno di conoscere di conoscenza perché è la conoscenza che ci rende liberi, che ci farà liberi la conoscenza e la verità. Quindi, affrontando, diciamo, con grande coraggio, ma nello stesso tempo gentilezza nei confronti della vita, nei nostri confronti, usciremo fuori da qualsiasi impasse, perché stiamo andando verso la luce. La luce ha vinto. E con questa frase io vorrei chiudere questa diretta e ci sentiamo presto e ci vediamo sicuramente a maggio con un clima diverso e inizieremo questa conversazione, questa lezione di metafisica ancora con dall'ipnosi al risveglio. Buona serata a tutti e a presto.